Ma gli inglesi dicono mangiare la torta è l'umiliazione, no? Noi diciamo fare un bagno di umiltà, ma insomma torta o bagno è chiara la lezione del voto in Sardegna per Giorgia Meloni. Col passare dei mesi una presunzione di autosufficienza ha un po' appesantito la figura della Premier e non ha giovato l'encomio di quei fiancheggiatori nei media che scambiano il consenso per sovranità popolare. E le fanno credere che chi è in testa nei sondaggi non deve rendere conto a nessuno, nemmeno al suo alleato Salvini, che è stato praticamente bullizzato in Sardegna. Insomma, l'immagine della donna solo al comando non funziona in una democrazia moderna, non fosse altro perché si vota ogni 6 mesi. L'occasione per cambiare strategia, Giorgia Meloni ce l'ha subito, la riforma del premierato. Finora è sembrata voler fare da sola e poi vincere il referendum, ma è proprio sicura dopo il voto in Sardegna che tra un anno o due lo vincerebbe il referendum coalizzando tutti i suoi nemici contro di lei? Insomma, ricordiamo tutti la lezione di Matteo Renzi. Forse è più saggio non seguire quell'esempio e cercare invece dialogo nel paese e dell'intesa in Parlamento.